Quando avrò 33 anni andrò in pensione. Quello è il momento in cui un uomo deve dedicarsi ad altro. Non voglio essere una rock star per tutta la vita. Questo è ciò che disse un giovane Mick Jagger, che fortunatamente però, poi cambiò idea. Frontman storico dei Rolling Stones, leggenda del rock e icona culturale da oltre ben 60 anni, Mick Jagger è senza alcun dubbio un simbolo intramontabile della musica. La sua presenza scenica travolgente e la straordinaria capacità di reinventarsi lo hanno consacrato come una delle figure più influenti di tutti i tempi nel panorama musicale mondiale. Innovatore, ribelle e camaleontico, Jagger ha plasmato l'immaginario del rock e della controcultura giovanile degli anni 60, Continuando a esercitare un'influenza profonda sulla cultura pop globale, con la sua presenza travolgente e il suo spirito indomabile. La sua abilità nel rompere le convenzioni e la sua costante ricerca di nuovi orizzonti artistici lo rendono un'icona senza tempo, capace di ispirare generazioni di artisti e fan in tutto il mondo. Con gli Stones è stato coautore di brani leggendari come Satisfaction, Painted Black, Jumping Jack Flash o Sympathy for the Devil, oltre a contribuire a dischi iconici come Aftermath, Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers e Exile on Main Saint, solo per citarne alcuni. Con centinaia di concerti sold out in tutto il mondo, i Rolling Stones detengono il record per il maggior numero di spettacoli dal vivo, consolidando il loro status come una delle più grandi band di tutti i tempi. Ma oltre ad aver incendiato i palchi di tutto il pianeta, Mick Jagger ha avuto una carriera estremamente variegata e interessante, anche al di fuori della musica. È stato attore e produttore cinematografico, ha recitato in diversi film, tra cui Performance e Ned Kelly. Con la sua casa di produzione invece la Jagged Films ha prodotto alcune pellicole, tra cui Enigma e la serie Vinyl dedicata alla musica degli anni 70. E in più ha investito anche in vari settori, dalla moda all'arte, dimostrando interesse e creatività anche al di fuori del palcoscenico. Michael Philip Jagger nacque a Dartford, Kent, nel luglio del 1943 e trascorse i suoi primi anni di vita a Denver Road con suo padre Basil Fanshaw Joe Jagger e sua madre Eva Hensley Mary. La coppia ebbe anche un altro figlio di nome Chris. Basil, un insegnante di educazione fisica, cercava di promuovere il basket nel Regno Unito e spesso faceva fare esercizi fisici a Mick nel piccolo giardino di casa. Pur non essendo un padre severo, Basil trasmise a Mick l'importanza della forma fisica e della disciplina. Era fonte di ispirazione per quanto riguarda l'esercizio fisico, avrebbe detto Mick in un'intervista. Tuttavia, Basil non approvava affatto che suo figlio si interessasse alle arti o alla musica. Essendo un accademico, Basil sperava che Mick seguisse un percorso più tradizionale e sicuro. Era una persona accademica, un insegnante e un appassionato di fitness, ha raccontato Mick. Mi ha insegnato come studiare e come mantenermi in forma, ma c'era un'altra parte di me, quella creativa, che lui non accettava. Sua madre, Eva Hensley Mary, originaria di Sydney e di discendenza inglese, era una parrucchiera e politicamente attiva nel Partito Conservatore del Regno Unito. Amica della madre di Keith Richards, con cui Mick Jagger frequentò la Wentworth Primary School a Dartford, Eva ebbe un ruolo importante nella vita sociale del giovane Mick, favorendo anche le prime interazioni tra lui e Keith, destinati a diventare i leggendari cofondatori dei Rolling Stones. Vivevamo a una strada di distanza. Sua madre conosceva la mia. E frequentammo insieme la scuola primaria dai 7 agli 11 anni, ricordò Jagger in un'intervista, parlando di Richards e di quei primi anni. Giocavamo spesso insieme. Non eravamo migliori amici, ma eravamo comunque amici. Nel 1954, poi, la famiglia Jagger si trasferì a Wilmington, un piccolo centro sempre nei pressi di Dartford, e i due persero un po' i contatti, ma non completamente. Keith e io andavamo a scuole diverse quando avevamo 11 anni, ma lui frequentava una scuola molto vicina a dove abitavo io. Ho sempre saputo dove viveva, perché mia madre non perdeva mai i contatti con nessuno, e sapeva dove si erano trasferiti. Lo vedevo tornare a casa dalla sua scuola, che distava meno di un miglio da casa mia. A Wilmington, il giovane Jagger iniziò a frequentare la Dartford Grammar School, dove conobbe Dick Taylor, un ragazzo che come lui condivideva una profonda passione per il jazz, il blues e il rock. Questo incontro segnò l'inizio di un'amicizia che avrebbe inevitabilmente influenzato le loro vite e anche le loro future carriere. I due iniziarono a frequentarsi assiduamente, passando da una casa all'altra per ascoltare dischi, e coinvolgendo anche altri ragazzi e compagni di scuola. Da questi incontri, cominciarono ad avvicinarsi anche ai loro primi strumenti musicali. A 14 anni, Jagger ricevette la sua prima chitarra, ma preferì accantonarla per concentrarsi sul canto, la sua vera passione. Come ricordò Taylor in un'intervista, spesso suonavamo a casa mia, dove i miei genitori erano più tolleranti riguardo alla nostra passione per la musica, a casa di Mick. Invece a quel tempo abbiamo suonato forse solo un paio di volte. In quel periodo infatti, soprattutto per quanto riguardava il rock and roll, molti genitori, compresi quelli di Mick Jagger, consideravano quel genere musicale, insieme al modo di cantare e ballare, come qualcosa di inappropriato. Era visto come un comportamento riservato a persone di bassa classe, lontano dagli standard di educazione e rispetto che ci si aspettava dai giovani. Il 14 marzo 1958, i due giovani si recarono al Cinema Granada di Woolwich per assistere al concerto dal vivo del leggendario Buddy Holly, uno dei pionieri del rock and roll statunitense, e una delle maggiori fonti di ispirazione per lo stesso Mick Jagger. Tra i momenti più memorabili della serata, spiccò la potente esecuzione di Not Fade Away. Non è un caso, infatti, che anni dopo quel brano sarebbe entrato nella storia dei Rolling Stones, diventando una delle tracce del loro primo album pubblicato negli Stati Uniti. England's newest hitmakers. Nonostante la crescente passione per la musica, i genitori di Mick, in particolare suo padre, si preoccuparono di non trascurare l'importanza degli studi e dello sport. Nel 1959, all'età di 15 anni, Mick Jagger venne filmato proprio insieme a suo padre mentre praticava climbing nelle High Rocks, a Tunbridge Wells, nel Kent, per una trasmissione televisiva intitolata Seeing Sport. And if we use nail boots, there wouldn't be much the rocks left after a wild. And so we use either gym shoes, and here's Michael wearing a pair of ordinary gym shoes which you'd wear when tennis or doing gym. Successivamente, grazie a una borsa di studio ottenuta con i buoni voti alla Dartford Grammar School, iniziò a frequentare il college alla London School of Economics per studiare economia e scienze politiche con l'intenzione di diventare avvocato, giornalista o politico. Il suo amico Dick, invece, si iscrisse alla Sidcup School of Art, dove tra i compagni di college ritrovò proprio un vecchio amico della scuola primaria di Mick, Keith Richards, che era finito lì dopo essere stato espulso dalla Dartford Technical School nel 1959. Keith suonava la chitarra, e sapeva che io suonavo insieme ad altri ragazzi, ricordò Dick Taylor in un'intervista. Ma era talmente timido, che non trovò mai il coraggio di chiedermi se poteva unirsi a noi. Il 17 ottobre del 1961 però, presso la stazione di Dartford al binario 2, si verificò un incontro che avrebbe cambiato tutto. Mick, mentre attendeva il treno con alcuni dischi di Chuck Berry in mano, ritrovò proprio il suo vecchio compagno di scuola elementare, Keith. I due iniziarono a chiacchierare e scoprirono di condividere una profonda passione per il rhythm and blues e per la musica in generale. E poco dopo, alle prove a casa di Dick Taylor, si presentò finalmente anche Keith Richards. Con Dick, amico di entrambi, le cose divennero sicuramente ancora più semplici. E così, insieme ad Allen Etherington, un amico e vicino di casa di Mick, che tra l'altro gli prestò l'album di Chuck Berry notato da Richards alla stazione, e a Bob Beckwith, i Little Boy Blue and the Blue Boys, come si facevano chiamare all'epoca, iniziarono a suonare con maggiore frequenza. E a registrare alcune cover rock e blues utilizzando un vecchio registratore a nastro. Poco dopo, i ragazzi convinsero il padre di Etherington a prestare loro la macchina per visitare l'iconico Healing Jazz Club di Londra, un piccolo locale che all'epoca attirava molti artisti appassionati di jazz e blues. E fu proprio lì che il musicista Alexis Korner incoraggiò un giovane Mick Jagger a salire sul palco per la prima volta e cantare con la sua band, nella quale tra l'altro era già presente un certo Charlie Watts alla batteria. Il locale però fu teatro anche di un altro incontro cruciale per la nascita dei Rolling Stones, quello con un giovane ragazzo biondo di Cheltenham, Brian Jones, che all'epoca si faceva chiamare Elmo Lewis. Durante una sua esibizione dal vivo, impressionò i ragazzi con il suo stile unico nella slide guitar, una tecnica che a Londra in quel periodo utilizzavano davvero in pochi. Sentirlo suonare fu una rivelazione per noi, raccontò Etherington. Poco dopo, Brian Jones si trasferì in una specie di appartamento, un vero e proprio buco a Notting Hill. Era sulla strada per il club, così spesso lo passavamo a prendere lì. In quel periodo i Little Boy Blue and the Blue Boys originali si sciolsero. Bob Beckwith non era più interessato alla band, e Etherington iniziò un corso di studi che lo costringeva a vivere nel nord dell'Inghilterra per metà dell'anno. Nel frattempo, frequentando regolarmente l'Ealing Jazz Club, tutti iniziarono a partecipare alle Jam Session dal vivo con i Blues Incorporated di Alexis Corner, figura di spicco sia del locale che della scena jazz e blues londinese dell'epoca. Corner era un punto di riferimento fondamentale per ogni giovane musicista appassionato di quei generi. Tra l'altro fu proprio lui, la sera del 7 aprile 1962, a introdurre Brian Jones agli altri ragazzi di Dartford. Poco dopo, Jagger, Richards e Taylor insieme a Brian Jones e al pianista Ian Stewart, che Jones aveva reclutato grazie a un annuncio sul Jazz News, decisero di formare una band. Quel momento segnò l'inizio di un viaggio che avrebbe portato alla nascita di uno dei gruppi più leggendari di tutti i tempi. Il 12 luglio del 1962, i Rolling Stones, il cui nome si ispirava a una canzone di Muddy Waters, tennero il loro primo concerto dal vivo al Marquis Club di Londra. Con Taylor al basso, Stewart al piano, Richards e Jones alle chitarre, Tony Chapman alla batteria e Jagger alla voce, quella sera si aprì un capitolo straordinario per la musica rock, segnando l'inizio di un'epoca destinata a rivoluzionare il panorama musicale mondiale.